tutto sommato nel primo tempo soprattutto abbiamo tenuto botta, secondo me è stata una partita equilibrata, aperta, potevamo fare gol noi, potevano far gol loro, soprattutto alla fine del primo tempo la Viterbese si è resa molto pericolosa, infatti ha colpito una traversa, ci sono state un paio di parate importanti del nostro portiere, però secondo me, ripeto, nel primo tempo ce la siamo giocati alla grande, tutto sommato, tenendo presente che avevamo in campo 8 fuoriquota, 8 under, e abbiamo dato la possibilità a due ragazzi della nostra Beretti, 2-2001, di esordire in questo campionato, per cui siamo soddisfatti di come è andata la partita. Certo, nel secondo tempo effettivamente poi è subentrato un po' di stanchezza, soprattutto per quei giocatori che non hanno 90 minuti nelle gambe, e la Viterbese è stata superiore, però nel complesso direi che è stata una buona partita. Usciamo a testa, sì, una cosa con Zecca, tu per tu col portiere, ma ci sono state altre situazioni che potevamo sfruttare meglio, alcuni tiri da fuori molto interessanti, però devo dire che insomma incontravamo una squadra molto forte, no? Mi sembra Viterbese veramente una squadra in forma, no? Sta facendo bene il suo campionato, anche noi siamo in un buon momento e l'abbiamo dimostrato anche questa sera. Oh, avete già affrontato una squadra più in altro girone, noi per sì. Girone B, Viterbese quello meridionale. Sì. C'è qualche differenza nell'atteggiamento in campo tra una squadra come la Viterbese e altre che voi affrontate magari in un'altra? Guardi, io da calciatore ho giocato soprattutto al sud e quindi ai miei tempi c'era il fattore ambientale che era importante, adesso non succede più, per cui secondo me i campionati sono molto equilibrati e il fatto che soprattutto negli ultimi anni alcune squadre del mio girone B sono arrivate fino in fondo, a parte l'anno scorso che ha vinto il Cosenza, negli anni precedenti mi sembra ha vinto è arrivata la Reggiana, è arrivato il Parma, per cui la dice lunga sul fatto che i gironi ormai sono equilibrati, per cui differenze particolari non ne ho notate, ho trovato sicuramente una squadra in forma, una squadra molto forte, insomma c'è la rosa di questa squadra, la Viterbese parla chiaro, insomma è inutile che stiamo qui a parlare di questa cosa, abbiamo dato una squadra molto forte che dirà la sua in questo campionato, però anche noi nel nostro piccolo vogliamo toglierci le soddisfazioni, a cominciare da domenica abbiamo una partita importantissima per noi contro la Fermana, un derby, e vogliamo continuare il nostro momento positivo. Certo, un po' ricorsi storici, no? Questa coppa l'ha giocata sempre contro la Viterbese, l'anno scorso Viterbo uscì di fuori e quest'anno agli ottavi ai tempi regolamentari, è un destino che ci mette di fronte, diciamo che la Viterbese sempre la meglio, usciamo sempre sconfitti da questo confronto, però ripeto il nostro obiettivo era uscire a testa alta da questa coppa, dare spazio a parecchi ragazzi giovani, under e soprattutto quelli che non hanno i 90 minuti nelle gambe, l'abbiamo fatto, per cui ci riteniamo soddisfatti. Grazie. Secondo me dei giocatori molto più esperti, però ti sei comprato bene come tutto il resto della squadra, forse Viterbese ha colto nel maggior momento trovato il gol e vittoria. Sì, penso che comunque sono contento dell'esordio, oggi magari ero un po' sotto pressione all'inizio, e penso che questo qui deve essere, diciamo, non un punto di arrivo, devo ripartire da qua e iniziare a lavorare, diciamo, con tutto me stesso. E la partita è stata equilibrata, comunque il primo tempo soprattutto abbiamo avuto noi le nostre occasioni, loro, anche se secondo me loro magari sono state da alcune nostre disattenzioni più che la loro, diciamo, costruzione delle azioni. E poi comunque secondo tempo io cercavo di impegnarmi al massimo, non avevo 90 minuti nelle gambe e quindi ho chiesto il cambio, però sono comunque contento di essere titolare, insomma per me è una soddisfazione enorme. Sono belle soddisfazioni, tra l'altro un cambio con altro 2001, quindi sì, è una società questa che abbiamo visto anche leggendo la lista tra titolari che è sceso in campo e che punta molto su voi, sui giovani. Sì, già dal ritiro fatto quest'estate siamo stati con la prima squadra, io non subito perché ho firmato dopo, però comunque mi sono piano piano ambientato anche con loro, ho iniziato a fare qualche allenamento e poi piano piano, diciamo, adesso mi sto andando sempre di più e sto prendendo piano piano i ritmi della prima squadra e sono contento comunque di stare qui, anche Mosca, il mio compagno, gioca come Beretti, siamo insieme. Poi abbiamo noi che abbiamo visto tanti campionati, è una grande tradizione nel calcio di Serie C, no? Quindi è una piazza importante anche per voi per crescere. Sì, comunque l'ambiente è un ambiente che ti fa crescere, è un ambiente che comunque
ti dà importanza e ti valorizza soprattutto come si è potuto vedere oggi, no? Abbiamo vinto a Ravenna, comunque insomma il traguardo del Teramo è salvarsi, quindi insomma la semifinale non è per niente così negativa come magari puoi pensare, perché comunque siamo una squadra con molti giovani, quindi gli obiettivi erano chiari fin dall'inizio anno. E il Topino è una squadra molto giovane, abbiamo visto, tranne mi sembra il capitano, il centrale, una squadra veramente quasi una Berretti per la vostra in campo, eppure avete giocato fino alla fine, anche una squadra forse più esperta, più maliziata, come la vedete. No, assolutamente sì, secondo me abbiamo fatto una buona partita, soprattutto il primo tempo, poi è chiaro che alla lunga la qualità viene fuori, i giocatori della Viterbese, insomma, non c'è bisogno che ne parli io, sono giocatori conosciuti, sono giocatori forti, hanno dimostrato tutto il loro valore. Senti, magari Infantino in panchino, che voleva di diretta a Ravenna, è un segnale che già pensate alla settimana, più che alla Coppa? Ma per quanto riguarda, guarda, io ti posso parlare a livello personale per me stasera è la finale di Champions League e ho cercato di fare il meglio per poter vincere la partita. È chiaro che magari abbiamo giocato un po' noi, che abbiamo avuto meno spazio in campionato, e quindi io credo che l'atteggiamento di chi è sceso in campo è stato perfetto.